Ciao ragazzi, voi sapete benissimo che io uso il canale anche per delle azioni che poi sfociano spesso nel sociale. Sono stato il primo a combattere un truffatore su YouTube che rubava i soldi ai tifosi dell'Inter, che lo sappiamo tutti chi era. Stanno coinvolgendo anche me in un'altra situazione a quello che mi raccontano, molto simile, ma non ho fatto tempo a dire che mi mettevo a disposizione. Stanno scrivendo anche a me degli utenti che hanno prestato dei soldi e che poi non hanno più visto. Io, nel mio piccolo, che sono un tifoso come voi, sono un semplice tifoso, non sono un youtuber, io consiglio vivamente di restituire i soldi. Consiglio vivamente di restituire i soldi delle persone che magari si vergognano anche a dire cosa sta succedendo. Non vi dovete vergognare. Successe la stessa cosa con quelli truffati dal Vate. Non vi dovete vergognare. Dovete dire se avete prestato dei soldi che non vi sono stati più restituiti. Dovete dire che vi è stato promesso di far carriera su YouTube. Dovete dire tutto. Dovete dire tutto. Portate le ricevute come state facendo, la registrazione del bonifico, del bollettino. Ci servono queste prove qui come state facendo. Io però consiglio di restituire i soldi perché non è un gioco, sono reati. Abbiamo registrazioni, email, bollettini che provano che sono stati prestati dei soldi sotto forma di promesse mai restituiti. Quindi dal Vate siamo passati a Wanda Marchis. C'è Wanda Marchis. Wanda Marchis. Non si poteva far finta di nulla, la gente ci sta chiedendo aiuto, non sto scherzando, ragazzi. Dalle pentole alle televisioni, poi si passa a chiedere i soldi, poi si passa, non lo so, prestami la macchina. Non va bene. Non va bene. Wanda Marchis. Wanda Marchius. I soldi, so già come andrà a finire, i soldi non verranno restituiti e chi di dovere poi si prenderà le responsabilità delle proprie azioni, perché poi determinate azioni portano a delle reazioni. E spesso le reazioni non sono rapportate alle azioni. Non so se mi sono spiegato. Quindi non abbiate paura, scrivete anche a me come state facendo con altre persone. Servono le prove, ovviamente. Ricevuta, email che vi siete scambiati, WhatsApp, te sarai la punta di diamante del canale, farai quello, tutto quello che vi prometteva. Scrivetemi, scrivetemi, perché stiamo raccogliendo tutto, perché a breve questa storia finirà. Finirà. Perché è uno schifo, è una vergogna. Vergogna. Non date soldi a nessuno su YouTube. A chi vi chiede i soldi, non dateglieli. Siamo passati dal Vate a Wanda Marchis. Ci siamo capiti? Domani leggerò una delle tante email che ci stanno arrivando di persone che purtroppo hanno prestato dei soldi e che non gli sono state restituite. Guarda, mi viene il nervoso, sto cercando di stare calmo perché mi avete chiesto una mano e volentieri ve la do. A quanto pare l'Inter rimane a San Siro, ma non c'era Lozano, By Night, Assago e via discorrendo. L'Inter rimane a San Siro, Boldi fa delle dichiarazioni forti. Il ministro dello sport e dice che entro ottobre 2026 San Siro verrà ristrutturato.
lo abbiamo detto mille volte, io l'ho detto mille volte, l'Inter per me sarebbe rimasta a San Siro, che poi con concessioni a 99 anni è come se diventasse tuo la ristrutturazione, poi dopo te la puoi smezzare anche con il comune di Milano, perché l'Inter paga l'affitto come il Milan, i terreni adiacenti allo stadio poi dopo li puoi sviluppare come ti pare, con la concessione a 99 anni lo stadio diventa tuo, altrimenti Sala non sa più come fare a sbolognarsi San Siro, te lo vende a 150 milioni, lo voleva vendere a Vasco Rossi. Sentiamo se questo che chiede i soldi su YouTube si vuole vendere San Siro, chiediamolo a lui se ci dà una mano a vendere San Siro. Sss. O vuoi vendere San Siro? Ti diamo il mandato. E saresti capace di venderti anche San Siro? Ho letto delle mail. Ho letto delle mail di persone che hanno prestato i soldi e si vergognano che non hanno ricevuto. Ragazzi, ma io proprio di quante volte lo devo dire di non prestare i soldi? Non riesco a non parlarne. Ma a parte questo. Inter rimane a San Siro, c'è ancora l'incognita centrale, non ci sarà nessun mercato da 200-300 milioni, come ti dicono quei cialtroni, non esiste nessun mercato da 200-300 milioni, è un mercato oculato, ci serve un centrale come l'aria, Buongiorno addirittura saluta oggi, perché Buongiorno doveva arrivare all'Inter, era già fatta, quello andava a pranzo con quello, Napoli fatta per Buongiorno, saluta i tifosi del Torino, c'è un video che sta girando, Buongiorno in macchina, che saluta i tifosi del Torino, domani le visite mediche, quindi domattina buongiorno le visite mediche con il Napoli, ma siccome le persone non hanno dignità, sono degli ometti piccoli così, sono ancora qui a rompere il cazzo alla gente. Buongiorno Napoli ufficiale, domattina visite mediche, c'è un video, sta girando dove saluta i tifosi e un tifoso gli fa buongiorno, guarda a Napoli ti romperanno i coglioni, lui annuisce, prende la macchina e va via. Ci serviva un centrale come lui, ma perché non l'abbiamo potuto prendere? Perché anche quest'anno c'è il problema Money. Mercato oculato, puntare sui giovani, ma i giovani costano. O li prendi che ancora la mamma gli mette il pigiama, oppure se tu prendi un giovane da 21-22 bisogna che tu lo paghi. Anche quello è un cane si morde la coda. Perez lo voleva il Barcellona, il Real Madrid è comunque un ottimo prospetto, ma è un bambino. A noi serve uno pronto. Su Kim in Italia dicono che l'Inter ci sta provando, in Germania nelle ultime ore hanno smentito, no, non è vero nulla. C'è un grande marasma, tra un po' incomincia il ritiro. Urge un centrale difensivo come Dio comanda. Vediamo cosa mi tirano fuori dal cilindro Marotta e Ausilio quest'anno, perché è una scelta fondamentale che non puoi sbagliare. Perché serve uno che sia pronto quasi da subito. Al massimo un mese di tempo prima di entrare nei meccanismi della squadra. Ciao Vite, ci becchiamo più tardi. Occhio, non date soldi e occhio a Wanda Marchis.